state? Tutti bene? Come vi va? Ah, la prima, immagino che questa sia la prima volta al Capri. Sì, la prima volta al Capri, da musicisti ovviamente. Sì, che bello. Questa è una band di Salerno che già il nome, guarda, mi viene difficile, quindi lo provo a leggere. Anzi, faccio un giro direttamente. Tu sei la... io non sono brava nemmeno con l'italiano. The Super Slot Terrible Smashers, più o meno. Salernitani al 101%. No, non proprio. Raccontatemi un po' quando è nato questo progetto. Innanzitutto Garage Band, quindi racchiude un po' un genere, se vogliamo. Siccome io sono proprio a digiuno, mi piacerebbe innanzitutto capire qualcosina di questo genere, come mai vi siete appassionati, avete poi deciso di fare un vostro progetto e quindi impiegare le vostre energie su questo sound. Vabbè, in realtà tutti quanti abbiamo un po' ascolti sul genere. Sono anni che suoniamo questa musica in vari gruppi. Io suonavo prima con i Beatons, loro avevano messo su un gruppetto, il nome non... Mocking Donkeys. Fai il distratto, poi ci sta. Sono presente. Si vede. Fai il tipo un po' misterioso. Gabriele pure, anche se Gabriele forse viene più da un lato un po' più elettronico della musica. Però siamo riusciti a coinvolgerlo e a buttarlo sul lato più grezzo. Sì. Ah, sì, è il raffinato del gruppo. Sì, l'occhialino, un po' così, un po' più intellettuale. E invece poi a un certo punto si è fatto trascinare, tanto è forte questa comunque, questa influenza. Certo, anche perché lui non è neanche, l'abbiamo buttato dietro la batteria, ma in realtà lui è un po' l'istrumentista. E con noi si è adattata a suonare la batteria, anche perché io adoro i non batteristi dietro di me, infatti, quindi era proprio perfetto. E niente, è nato da pochissimo come progetto, non è neanche un anno che suoniamo assieme, mi hanno contattato questi due giovincelli e mi hanno chiesto di mettere su una band prettamente garage, ovviamente non nel senso proprio puro del termine. Stiamo cercando di fare qualcosa più nostro, più con influenze magari più con riferimento al garage più moderno rispetto al 60s e quello passato, insomma. E pare piano piano ci stiamo riuscendo, tant'è che stiamo registrando l'album che uscirà brevissimo, stiamo finendo di mixarlo. E niente, uscirà con un'etichetta abbastanza conosciuta del settore, Aria Pirata, un'etichetta di Pisa con la quale ho già avuto modo di collaborare in passato, che anche in questa occasione ha dato fiducia per questo nuovo progetto e tanta fiducia da pubblicare in anticipo il singolo online Leaking Ears, che è il primo singolo che anticiperà, poi ha già anticipato l'album, diciamo in un certo qual modo. Poi dall'album vedremo un po' di tirare fuori i prossimi singoli a seconda di come usciranno, un po' dal mixaggio ci stiamo tenendo un attimino cauti su questo, dobbiamo prima vedere la resa definitiva dei pezzi e poi decideremo quale sarà il prossimo singolo, insomma. E noi stasera cosa ascolteremo? Ascolteremo questi 11 pezzi che abbiamo fatto in 10 mesi, nemmeno un anno, saranno 10 mesi, e rappresentano un po' questo nostro tentativo di creare qualcosa di nuovo, non proprio di nuovo, però di originale rispetto a quello che si sente in giro del garage. Cioè noi siamo garage, ma siamo anche qualcosa, cioè qualche altra influenza. Cerchiamo comunque di tenere questo indirizzo, no? Dando però un tocco nostro, e sentirete proprio questi pezzi che abbiamo creato in pochissimo tempo. Il nostro tocco e le mie urla un poco pazze, un po'. No, vabbè, voi siete molto. Avete già dei fan, io ho visto comunque avete una pagina, poi siete molto molto attenti comunque all'immagine, ho visto anche le magliette, il marchio, il logo del gruppo, e ho visto che lo stesso che si occupa della, almeno dalle poche righe che ho visto un po' su Facebook, è anche il vostro paroliere, sì, il ragazzo sì, che sì, si occupa, no, della. Quindi c'è un. È
No, no, è una cosa interessante, no? poter vedere, no? Tutta questa armonia dalla. Adesso si fa rosso rosso in faccia. Perché a lui piace stare dietro le linee, è importantissima come figura, però piace stare nelle retrovie. Però è fondamentale, sì. È il quinto, no, ed è vero, perché così penso che sia importante. Diciamo, è l'elemento fondamentale che ogni band vorrebbe avere. E noi facciamo entrare, noi vogliamo ringraziare, voglio sapere come si chiama. Girolamo. E complimenti, no? Facevamo. Io ho notato. No, ho notato l'attenzione, no? Che non tutti i gruppi hanno, che no, si avvicina, inizia ad avere un progetto, no? Coordinare tutto, avere tutto, dare un'armonia a tutto dal marchio e tutto il resto. E tu sei poi il paroniere del gruppo. Quindi com'è questa esperienza? Un'esperienza nuova, soprattutto perché non mi ero mai cementato nello scrivere testi di canzoni, anzi avevo sempre tenuto queste cose di scrittura per me, e quindi loro mi hanno dato l'opportunità di sfruttare questa mia passione privata. Abbiamo visto il talento e l'abbiamo tirato fuori. Non so, un filo rosso se c'è nei tuoi testi, uno che racchiude una chiave, che lo ritroveremo magari spesso nei tuoi testi, cosa raccontano? I testi raccontano, se dovessi trovare un aggettivo per questi testi sarebbe surrealistici, surrealismo, perché parlano di storie che hanno termini concreti ma che sono senza senso, in cui appaiono immagini particolari, personaggi mistici che fanno cose apparentemente paradossali ma che comunque hanno un significato nascosto. Infatti lui è legato molto ai personaggi, cioè questo sarà un album che parlerà di diversi personaggi, di diverse figure che man mano vi sveleremo durante la scaletta. Bene ragazzi, ovviamente io ho già detto che voi avete una pagina, c'è un canale YouTube? Sì, c'è anche il canale YouTube che si chiama come il gruppo, il Super Slot Terrible Smash, pagina con lo stesso nome, quindi se volete metteteci un like e ascoltatevi quello che è già presente in rete. A breve avete molto di più. Io voglio sapere, c'è anche un videoclip del singolo? C'è un teaser, sono una trentina di secondi, 40 secondi, come anche le migliori band fanno. Mi ha girato lui. Stavo per dire, avete scelto me, furbi. Quelli della situazione. Sì. Ragazzi, non ci resta che ascoltarvi, quindi io vi ringrazio tantissimo. Bene ragazzi, buona serata, buona musica a tutti, grazie a Luma Studio e grazie al Barcave. Ragazzi, buon live. Grazie, rock and roll. Rock and roll, Mi piace, porta a te.